Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi continuiamo la serie di Ranked dei Tank. Ok, dobbiamo attaccare con il robot, quindi andrei ancora del buon Reinhardt. Eccolo qui. Dobbiamo attaccare, ovviamente è la partita del robot. Vediamo di andare di Reinhardt e vediamo appunto cosa si riesce a fare. Vi ricordo che ho vinto tutte e tre le partite Ranked che ho fatto nello scorso video. Vi invito ad andarlo a vedere se ve lo siete persi. E vi invito anche subito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, facendomi sapere come stanno andando invece le vostre di Ranked e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, vorrei almeno terminare questa prima serie di Ranked con un ruolo, ovvero con i tank, per vedere dove mi mette il gioco. Anche perché sicuramente inizieremo a perderle, cioè non penso che le riusciremo a vincere tutte. Guardate, abbiamo già degli AFK. Quindi insomma, So che stai facendo la cosa giusta. boh. Ok, no, arrivano. Ok, ci sono. Fortunatamente. Andiamo. Ok, vediamo un po' cosa si riesce a fare in questa partita. Noi abbiamo Reinhardt, dobbiamo semplicemente stare davanti a tutti. Aspettiamo che arrivi il nostro team ed ora ci mettiamo. Ok, diamo un po' di scudo. Oddio, mi hanno disintegrato, ma le mie cure non ci sono state? O hanno anche loro un'ana che ha tolto le cure a tutti? No, mi sa che i miei support sono andati a fare altro piuttosto che curare me. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Abbiamo già iniziato molto male. Abbiamo già iniziato molto, molto male. Niente, non riesco a tirare giù la torre. Eh sì che ne ho bisogno. Mannaggia, mannaggia. Davvero tosta questa parte, eh? Davvero tosta questa partita. Dobbiamo riuscire a far meglio. Ok, potete distruggere quella torretta per favore? Cioè, grazie. Buono. Ok, niente, niente, non ce l'ho fatta. Peccato, peccato. Beh, quella ulti di Ana un po' buttata via. Avrebbe potuto usarla meglio, secondo me. Quando avevo più persone vicino. Quando magari avevo la possibilità di combinarla con la mia The Ultimate. Vediamo un po' cosa si riesce a fare comunque. Perché qui la partita sembra tosta. Sembra molto tosta. Fortunatamente Moira ha ucciso due persone. Ovviamente Moira continua ad essere OP come al solito. Buono, buono, buono. Scudiamo un po'. Mettiamoci qui dietro. Facciamo ricaricare la barriera. Ok. Potete eliminare Bob per favore? No, niente da fare. Ho dovuto ultare un po' a casaccio, qua me ne rendo conto. Però davvero difficile questa partita, è molto difficile. Molto molto difficile. Ci sono i loro danni che stanno facendo una quantità di danni industriale. Davvero industriale. Anche D.Va sta facendo molto più danno di me. Mi sa che dovrò cambiare a un certo punto se vogliamo vincere. Devo cambiare. Devo cambiare campione. Un po' di cure? No, eh. Niente, no, no, cambio ragazzi qua, non va bene. Provo a prendere Orisa, che è l'altro mio tank che so usare molto bene. Ma perché qua davvero non ne usciamo più altrimenti.
Ci sono troppi danni, devo riuscire a rispondere con degli altri danni da lontano però. Buonanotte qua. Vedete? Così facendo posso eliminare facilmente la torretta di tipo. Dai, narcosi di merda. Ok. Niente, non ce l'ho fatta comunque. E purtroppo qua, ragazzi, tosta, eh. Cioè, anche il loro tank sta facendo molti più danni di me. Io certo avevo Reinhardt, quindi ci stava che non facessi 3 miliardi di danni contro un team con un pizzico di cervello che ovviamente non mi viene melee in continuazione. Però adesso con Orisa devo fare meglio, eh. Con Orisa devo fare molto meglio. Buono. Facciamo che Bob lo ammazziamo. Ah, cazzo. Non mi sono accorto del nucleo ardente di quel tipo lì, Torbjorn. Sta partita, ragazzi, la perdiamo meritatamente. Sono stati tutti più bravi di noi, gli avversari. Tutti. Non abbiamo mai avuto una chance di vincere qui. Io posso anche mettermi qui a fare un po' di danno, però non so quanto convenga, sinceramente. Ma perché non muore? Boh, vabbè. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. Mi sembra di stare giocando da solo, sinceramente. Tra l'altro mi ha ucciso la torretta, boh, va bene. Cioè, quella torretta che non era ancora stata distrutta dal mio team, vi rendete conto? Stiamo perdendo perché il mio team non riesce a distruggere una torretta di Torbjorn. Cioè, davvero. Niente, è andata. Persissima questa. Punteggio finale 0-1. Ah, perché, vabbè, pure lunga come partita questa qua. Questa sarebbe una di quelle partite da leftare perché tanto sappiamo che non c'è speranza, eh. Però non si lefta. Si rimane comunque a giocare. Cioè, sto Torbjorn qui ha fatto il macello. Cioè, ha semplicemente fatto il macello. Guardalo, guardalo. Ma nessuno che lo colpisce. Cioè, Torbjorn è un champion completamente immobile. Nessuno che riesce a colpirlo dai miei danni. Boh, davvero strano, sinceramente. Molto strano. Ah, niente, ok, è finito così. Round 0-1, però abbiamo perso. A questo punto andiamo subito a cercare un'altra partita, sempre con il ruolo da tank. Partita ritrovata. E allora, dobbiamo attaccare con il carro, quindi direi di andare ancora di D.Va, ok? O meglio, scusate, Orisa. Orisa. Non ci è ancora capitata in Ranked una di quelle partite in cui bisogna conquistare il punto, o sbaglio? O sbaglio? FF dice già pulp value. Per quale motivo? Comunque vedo che Ana è spammata, eh? Ana è spammata in Ranked tanto quanto Moira, forse. Il fatto che abbia il potere di annullare le cure degli avversari la rende spammabile perché è davvero fortissima quella cosa. Cioè, il fatto che possa annullare le cure degli avversari è pazzesco come potere. Vediamo cosa si riesce a fare in questa partita comunque. Con Orisa. Sapete che anche qui, forse un bel Winston non sarebbe nemmeno male, dato che questa mappa offre tantissimi punti dove poter flancare. E quindi molto difficilmente i nostri danni staranno dietro di noi, avranno bisogno di uno scudo di carne umana, o meglio robotica, venendo Orisa. Però. Ok, allora hanno preso invece Reinhardt. Buono. Buono.
Buono, buono, buono. Ma allora non si può interrompere la carica di Reinhardt con la E? Con la E di Marisa? Buono. Allora forse solo con il maiuscolo. Va bene. Un giocatore abbandona la partita. Olè, fantastico. Quindi si ricomincia a cercare la partita. In teoria però dovremmo avere la coda con priorità, quindi dovremmo trovarla subito. Vediamo. Vediamo se anche senza tagliare il video riesco a trovare subito la partita. Entro 10 secondi magari. Se no, taglio il video. Partita trovata. Eccoci qui di nuovo con Orisa. Allora, dobbiamo attaccare. Però aspettate, forse questo è un attacco. No, aspettate. Dovrebbe essere un attacco del punto questo. Sì, è un conquista al punto. Andrò di Winston allora. Anche se per Sentito questa parlare mappa di sapete quei che spiriti. forse. Rodog è ancora meglio. Cioè, se sapete fare una sorta di glitch per cui grabbate la gente e li buttate giù nel fosso, Rodog è ancora meglio. Io purtroppo quel glitch non lo so fare. Quindi andrò di Winston. Dove sono tutti gli 6, altri? 5, Nostre. 4, Perché siamo solo 3? 4? 3, 1, Boh, ragazzi. Io Torino, non capisco che problemi abbia la gente sicuro obiettivo che entra in game per poi non 5. giocare. Boh. Siamo in 4 noi, no? O sbaglio? Ce ne manca uno. Sofferenza resa manifesta. Resa Niente, peccato. Dovremmo però forse prendere il punto. Li ho danneggiati tutti. Vabbè, che cattiveria. Headshot quando avevo un Non HP. so cosa voglia dire arrendersi. Dai, che forse riesco a tornare là. Niente, hanno ammazzato tutti i nostri. Peccato, peccato. Può morire gentilmente quel tipo, o no? Ok, partita abbandonata di nuovo per un FK. Fantastico. Torniamo subito a vedere un'altra a trovare un'altra partita. Ragazzi, davvero, che problemi ha la gente che inizia una partita e poi se ne va subito? E abbiamo trovato un'altra partita. Allora, questa volta dovremo difendere. Quasi quasi per difendere. Prenderei Orisa, dai. Prendiamo Orisa per la difesa. Per la difesa del payload. Solo nell'unità c'è la Che vera non dovrebbe forza. essere malaccio, eh. Mi raccomando, voglio un lavoro pulito. Ecco, tra l'altro in questa mappa invece non ci sono molti posti da cui poter flancare. Quindi Orisa Tanto che in serbo per noi. è molto concentrata Occupiamoci. su un'unica direzione non è male in questa mappa. Perché qui vedete, cioè alla fine possono arrivare o da lì, cioè non è che possono La arrivare da battaglia si dietro. avvicina, preparati. Capite? Anche qui, cioè possono arrivare solamente da lì sotto, cioè da qui davanti. Orisa può tenere facilmente d'occhio tutte e due le Seguimi, posizioni. farò Non è che andare possono tutti arrivare fuori. da chissà dove. Cioè volendo possono fare addirittura il giro da qua, però la trovo dura, anzi non possono 4, tecnicamente 3, fare il giro da qui. Dove 2, sto andando, 1. ragazzi? Attaccanti My bad. fermi. My bad. Fermate il carico. Ok, sto arrivando, sto arrivando. Oh no, non possono curarmi, colpa di Ana. Raga, anche loro però non si possono curare. Ammazzateli come hanno fatto loro con me, per favore. Poi vedevo gente che quando Zarya aveva lo Nemico scudo le sparava. Pessima cosa. Mi sa che c'è gente che non sa molto come funzioni quel campione. Quando ha lo scudo, piccolo trucco, siamo in piccolo consiglio che vi pericolo do, di non attacco sparatele perché aereo. aumentate semplicemente il danno della sua arma se la colpite. Ecco, ora che si è messo lo scudo, sparate ad altri. Mi sa che qua questa partita si perde malissimo. Mi sa che il gioco mi ha fatto vincere le prime tre, mettendomi davvero contro della gente scarsissima, e adesso me le fa perdere. Il mio compito Proverò ad non è andare ancora di un altro finito. campione, provo ad andare di Rodog. Perché Orisa con questo team non farà mai nulla. Non riescono a tenermi vita mezzo secondo. Mi serve un campione che si tenga in vita da solo. O meglio, un eroe, sì. Vediamo quanto sono arrugginito con i grab, eh. Vediamo un po'.
Molto, molto arrugginito a quanto pare. Dai! What? Niente da fare, ragazzi, niente da fare. A me sembra che il mio team non abbia danni, infatti è proprio così, cioè, boh. C'è il loro tank che sta facendo 2700 danni, nessuno riesce a tirarlo giù. A tirarlo giù dovrebbero pensarci i nostri danni, dato che è sempre in prima linea quel tipo. Io non sto riuscendo a fare un cavolo in sta partita perché sono sempre morto. Nessuno riesce a curarmi. Il loro tank mi shotta. E dai però, quanto di poco. Finalmente, oh. Crepa. Ok, dai, forse li abbiamo fermati un po'. Un po' di cura qui? Grazie. Cos'è? Ah, è Bastion. Ok. Non sono ancora troppo abituato a questa nuova ultimate. Ma dove sono tutte le cure? Dai, forza. Ole. Ok, via. Ah, ma dove sono tutti i miei compagni? Scusatemi, ma sono morti? No, non capisco. Li tiro un attimo via per guadagnare tempo, più che altro, eh. Per guadagnare tempo, più che per altro. Vabbè, che culo però. Crepa. Buono. Bravo, bravo Genji che ha ultato, ha ammazzato tutti, dai. VP, eh sì, VP proprio. Guardate muoire, tra l'altro, 2400 danni, 4000 cure. Ah, è uno di loro ha leftato. Vabbè, ragazzi, ecco perché stiamo vincendo. Qualcuno ci ha guardato dall'alto e ha detto: ok, facciamo vincere questa partita. Sti scappati di casa. Damogli un FK contro. Tra l'altro, gli è andato via un support. Sbaglio. Tosta questa, eh. Senza support, la vedo dura per loro. La vedo molto dura per loro senza un support. C'è qualcuno qui dentro, vero? Eccolo lì sopra. Gliel'hai rimesso dentro? No, ovviamente non gliel'ha rimesso dentro. Certo, noi a questo punto non possiamo perdere, cioè. Sarebbe davvero brutto perdere contro quattro giocatori, no? What? Stavo appunto dicendo. Che danni mi ha fatto? Come ha fatto a farmi tutti quei danni? Vabbè, cioè, va bene, ok che tizio lì Reaper mi counterà bestia, però. Ah, ma sono morti tutti? Davvero? Nevera Moira. Devo aspettare gli altri, vero? Dai, venite qui, forza. Ok. Vabbè raga, però un po' di quel che ci vuole, eh. Ha buttato fuori anche uno dei nostri allora, perché non si spiega altrimenti come stiamo perdendo questa partita. No, noi siamo in 5. Noi siamo in 5, ragazzi. Boh, com'è che stiamo perdendo questa partita? Non si spiega. Non si spiega davvero. Certo, io non è che stia brillando molto, me ne rendo conto. Io non è che stia brillando molto in questo video, in queste partite in generale. Questa fossimo stati 5 contro 5 avremmo straperso, avremmo già perso in realtà. Boh, a me sembra che i miei grab non vadano più a segno. Via tutti, ciao.
Ok, un po' di curette, grazie. Vieni qua, crepa. Ma dai, ero dietro la colonna. Oh, bravi, ammazzatelo. Niente, questo è riuscito ad ammazzare sia Moira che me. Questa è la Moira più scarsa che abbiamo incontrato comunque. Fa tantissimi danni, fa tantissime cure perché è Moira e li fai a caso. Però, davvero, cioè, boh. Sembra parecchio scarsa. Anche Ana non è che sta facendo poi così tanto, eh. Beh, in realtà anche io, cioè, non è che dovrei giudicare troppo, cioè, anche io non sto giocando bene. C'è da dire anche questo. Che ma fare, ragazzi? No, devo cambiare campione. Rodog non è più un campione viabile in questo momento. Sembra davvero di giocare con, boh, non so cosa, cioè, con Rodog. O riesce a prendere un grab oppure t'attacchi. Ok, dai, abbiamo vinto immeritatamente questa partita. Cioè, è proprio da dirlo. Zero IA, l'insane. Eternal dice. Boh. Round 1 concluso. Però penso che a questo punto ci darà la vittoria. Ah no, ok, ora si inverte. Con il payload si inverte a quanto pare. Va bene. E per attaccare mi prendo molto volentieri Moira invece. E voglio dire, scusate, Orisa. Orisa. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questa partita. Sono ancora in 4 loro? Minchia ragazzi, ma non gli mette. Beh, giustamente non gli mettono un tizio nemmeno dopo il round. Giustamente, e d'altronde. Mi spiace per loro, perché questa sarebbe stata una partita stravinta per loro. Proprio stravinta. Cioè, noi non avevamo possibilità. Zero proprio. E invece, a quanto pare. Perché il loro tank è molto più forte di me. I loro danni sono molto più forti dei nostri danni. L'unico punto debole, più o meno, è il loro support, che comunque ha fatto tante cure quanto Moira. E ha fatto tanti danni quanti la nostra, adesso Mercy, ma prima era Ana. Che insomma ha fatto 5.000 cure. Non proprio il massimo. Ok, ho sbagliato ad attivare sta roba. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Magari loro rimangono addirittura in base. Boh, no, eccoli lì, fieri. Ok, indietreggio un attimo. Teniamolo bello lontano, Rodog. C'è qualcuno qui dietro? Ah, c'è Ecoli. Morta Eco. Buono. Vabbè ragazzi, cioè questa è una partita non partita, cioè questa era una partita da perdere. Cioè loro stavano stravincendo e gli ha buttato fuori un tipo. Vabbè, questa è, diciamo, la croce delizia di Overwatch. D'altronde se un tizio ti viene buttato fuori non c'è molto che tu possa fare. Cioè perdi la partita e ti arrangi. Perché questi stavano vincendo di brutto, eh. Questi davvero stavano vincendo parecchio. Pepa, ciao. Buono. Dov'è Ecco? Eccola lì. Pepa. Eh beh, ragazzi, c'è poco da fare. Mi puoi curare Moira di merda, per favore? Oh, cura. Problemi ha sta tipa. Pepa,
ci credo che stavamo perdendo, cioè, non cura. Bastion là sopra? L'ho preso, mi sa che l'ho preso con il giavellotto. Buono. Abbiamo, boh, cioè anche inutile che commenti se partite davvero, perché c'è poco che questi poveretti possano fare. Cioè, muoiono e basta, che possono farci? Boh. E davvero cosa possono farci, poverine? Abbiamo vinto, ma una vittoria non meritata. Una vittoria purtroppo viziata da quel giocatore che ha abbandonato la partita. Azione migliore della partita Genji, ma qua mi sa che avevano già leftato, eh. Qua mi sa che era già andato via un tipo. The Noob, wow. Trailer. E infatti loro mi sa che erano solo in 4. Sì, squadra nemica annientata ed erano in 4. Vabbè, come vedete, abbiamo vinto un'altra partita. Ah, quindi quella persa non la conta. Ok. Cioè, devi fare 20 sconfitte o pareggi prima che ti conti un grado più basso, forse. Ok, a questo punto, ragazzi, andiamo a fare la terza partita, sempre con il ruolo da tank in coda. Eccoci qui, partita trovata. Allora, è la partita con robot, ok. Quindi vediamo un po' cosa si riesce a fare. Partita con robot, io proverei ancora un po' Winston, sapete? Darei un'ultima opportunità a Winston per vedere come ce la caviamo con lui. Dato che, allora, sono le New Queen Street questa di mappa. Fatemi vedere qual è per farmi ricordare bene di preciso. Poi abbiamo questa skin bellissima che è Yeti, che io adoro, di Winston. Comunque, fatemi vedere un attimo qual è la mappa, così mi ricordo di cosa si tratta. Vediamo un po', eh. È questa qui, ok. Qui Winston non so quanto sia utile in realtà. Non ha molto spazio per saltare. No, cambiamo, cambiamo. Prendiamo qualcun altro. Allora, prendiamo Reinhardt qui. Qui Reinhardt ha sempre fatto bene. Qui Reinhardt ha sempre fatto bene, mi prendo Reinhardt molto volentieri. Eccoci qui, pronti. Madonna, Brigitte, sta attenta. È stata subito disintegrata. Ok. Da dove mi spara? Da sopra. Stanno attaccando un po' da ovunque, eh? Cioè da tutte le parti stanno attaccando. Difficile per Reinhardt mantenere lo scudo in una posizione giusta. Lo so. Devo indietreggiare un po', infatti. Via, via, via. Dai, vieni qui, infamella. Dai, di pochissimo. Ok, preso, buono. Buono, buono, buono. Crepa. Vieni qui tu. Buoni, buono. Bisogna andare a prendere il robot però, eh. Bisogna portare avanti sto robot, altrimenti qua è un casino. Ecco qua, riportiamolo qui. Buono. Teniamoli distanti con le nostre E. Buono. Continuiamo così.
crepa. Crepi anche tu, grazie. Ho detto crepa. Niente, è impossibile da prendere lui. Ma troppo veloce. Abbiamo preso il robot. Ma ce lo sta portando indietro? Ma com'è? No, non posso uscire da qui. Ok, vai. Com'è sta roba che loro ci portano indietro il robot? Pazziti, eh? Eh sì, diamogli una lezione. Sei stato incauto qui, caro mio piccolo. No, cacchio, mi ha fregato anche lui con la sua ultimate. Dai, però, top damage, niente male. Qui l'ho detto che Reinhardt fa sempre bene, perché è una mappa ottima per lui. Dai, lo stiamo portando avanti, almeno quello. Forza, forza. Conteso, mannaggia. Oh, comunque stanno combattendo tantissimo. Stanno davvero... La stanno tenendo in piedi in maniera incredibile sta partita loro, eh. È bella combattuta. Dai, 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 arrivo. No, non prendono il robot. Ma no, dai! Mi ha annullato la ultimate, non ci posso credere. Io non ci posso credere, non pensavo lo potesse fare, sinceramente. Non pensavo lo potesse fare, Ana. Mi ha annullato la ultimate perché mi ha addormentato poco prima che potessi far partire il colpo. E comunque questo... Questo Torbjörn sta facendo davvero il macello. No, questa non ci voleva comunque. Non me l'aspettavo che potessero annullarmi la ultimate di Reinhardt. Ma poi in maniera così proprio tranquilla, cioè, boh. E niente, e se ne va. E niente, io ho fatto la cazzata qua. No, sto rosicando ancora per la ultimate annullata di prima. Cioè, sto davvero rosicando. Cioè, quindi tu, vabbè, lì l'ha fatto palesemente a culo, perché avrà tirato il dardo soporifero a caso. Però, dai, ma che culo, cioè, lì dovevamo stravincere noi il fight. Invece no, per una fortuna incredibile da parte del team nemico, hanno vinto loro. Vabbè, nel momento in cui in realtà Overwatch non conta... Non sta a contare troppo le perdite. Boh, cioè perdere un game alla fine cosa cambia? Non cambia nulla. Tanto se ne devi davvero perdere 20 prima che aggiorni il punteggio al ribasso o ne tu debba pareggiare 20, hai più voglia. Cioè. Ah, mi si è messo davanti il robot, giustamente. Dai, dai. Portiamolo avanti. Oh, crepa, buono. Beh, un Reinhardt che attacca con questa velocità di fuoco è difficilmente sostenibile per gli avversari, eh. Difficilmente. No, 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 no. Fammi usare la mia ultimate. Buono. Ok, fuori Ana. Un po' di cure qui? No, eh. Zero cure. Peccato. Ero andato avanti un bel po'. Spero che allora abbiano usato il tempo che io ho guadagnato qui per portare avanti il robot. Spero che non fossero tutti in giro a farsi i cavoli loro. No, a quanto pare no. Appunto. Abbiamo qui qualcuno che balla. No, non sta ballando. Crepa, un po' di lag qui. Bisogna uccidere sto Lucio, ragazzi. Buono. L'ho ucciso mentre mi stava ultando. Che cattiveria. Dov'è il robot? Di qua. Buono, buono. Andiamo avanti, andiamo avanti. Bravi. Tirate giù quel Lucio.
Bravo, vattene, nano di merda. Allora, attenzione qui a... Ma davvero mi ha ucciso? Ah, erano in 5, 3, 4 a colpirmi. Quanti erano? No, perché mi sembrava strano mi uccidesse da solo. Erano in 3 a colpirmi, ok. Ora però la ultimate è pronta. Sempre che non me la mangi di nuovo quell'ana infame, eh. Chi è che c'è qui? What? Aspettate un secondo, eh. Ora! Quella l'ho tirata un po' a casaccio. Buono. Dai, non l'ho ucciso. Dai, non ci posso credere. Non sono riuscito a sbatterlo da nessuna parte. Io un po' di danno l'ho fatto. Ho ucciso qualcuno, non credo. No, raga, non possiamo farli vincere. Io l'ho buttato un po' via la mia ultimate, eh. Un po' l'ho buttata via. Dai, dai, andiamo, andiamo. Non morite, per favore. No, sono morto di nuovo come un pirla. C'è la torretta, ragazzi, dietro. Perché non la vedete? Perché non la vedete? Ok, via. Riportiamolo indietro. No. Basta. Crepa, buono. Dai, come non l'ho preso? Vabbè, grazie, cioè... Dove cacchio mi hai sparato? Boh, va bene. Però l'ho fatto ultare solo per me, praticamente, sto tipo, dai. Abbiamo vinto o perso? Vittoria di pochissimo, madonna ragazzi, di pochissimo. Ok. Azione migliore della partita? Oh, ma grazie gioco. Questo campione è molto skillato, eh. Vediamola. Ah, qui quando ho ucciso subito, beh, me la meritavo. Ho ucciso subito il tipo lì, Genji, mentre appena aveva ultato. E ho tolto un bordello di danni qui, eh. Vabbè, qua mi ero comportato bene. Poi là sopra ho anche ultato e avevo ucciso Ana, tra l'altro. Buono, abbiamo vinto 5 partite usando tra l'altro sempre Reinhardt, Orisa e qui Rodog. Ok, a questo punto ragazzi direi di continuare con un'altra partita sempre con il tank. Anzi, scusatemi, abbiamo già fatto 3 partite, quindi questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!